Marco Pagliarini, Giudite Requena, un fine settimana importante per la SNC, qui al Palagalli tutti in piscina con oltre 700 ragazzi impegnati. Sì, abbiamo il primo appuntamento con il sincro Quasara col Propaganda, poi abbiamo altre due manifestazioni e questo è frutto del ritrovato ottimo rapporto con la federazione e quindi siamo rientrati in pieno nell'organizzazione di questi eventi. È un evento importante, un evento che porta un grosso movimento anche alla città, perché già da domani saranno qua la maggior parte delle squadre, quindi questo è importante sia per noi, per Civitavecchia in generale, sia per l'impianto a livello di organizzazione, una cosa che già abbiamo fatto in passato. In più quest'anno c'è la novità che siamo riusciti ad ottenere per la prima volta un campionato italiano agonistico, quindi verrà svolto qua un campionato italiano juniore a maggio, e questo credo che sia una bella notizia, perché di solito i campionati italiani a livello agonistico insomma sono tappe che sono già predefinite. E Giudice, invece chiedo di quello che accadrà a Verona, perché ci saranno i campionati italiani e SNC protagonista, cosa farete? Vediamo, stiamo lavorando un po' con le ragazze, sono nuove, sono metodi che non sono abituate a fare questi tipi di allenamenti, allora vediamo, io sono contenta, stanno migliorando tanto, ma si deve vedere come stanno in comparazione al resto. Quante saranno le ragazze e cosa vi aspettate da questa manifestazione? Allora, porto due ragazze di categoria junior che sono solo quelle due che sono rimaste dall'anno scorso e porto tre categorie ragazze che sono 2004, che ancora mancano 2 anni per stare alla categoria junior, allora per imparare un po' come va tutto questo. La prossima gara è il prossimo fine di settimana, è una gara regionale categoria esordienti e categoria ragazze, e poi già iniziamo con il nazionale categoria ragazze esordienti che sono in aprile, il secondo fine di settimana di aprile. Noi siamo un gruppo di lavoro di Roma, della Federazione Triathlon, che utilizza questa location di Civitavecchia perché è particolarmente opportuna per gli allenamenti di ciclismo, soprattutto quando siamo nel periodo invernale. Ringraziamo la SNC che ci ospita in questa struttura che è veramente adeguata anche al lavoro che dobbiamo fare noi, quindi ci troviamo molto bene sia con la piscina che con il territorio che utilizziamo particolarmente, ripeto, per gli allenamenti di ciclismo.